Importante successo in chiave playoff per la Giorgio Tesi Group Nico Pontebugianese, Serie A2. La formazione di coach Andreoli ha infatti espugnato il Palasport di La Spezia per 80-49, battendo agevolmente un'avversaria diretta per la corsa alla quinta e sesta posizione. Le Liguri, prive di Hernandez, Pepe e Giuseppone, si sono aggrappate a Pacioschi e Templari, ma sono riuscite a mantenere l'equilibrio solo nei primi 5 minuti. Poi al primo allungo di Nerini e compagne si sono sciolte, lasciando il via libera alle Rosanero. Da segnalare le prove di Laura Zelnite, 16 punti e 8 rimbalzi, ed Elena Ramò, top scorer, con 17 punti. Sì, una vittoria che fa classifica sicuramente. Bisogna riconoscere, come già avevo detto nell'intervista pre-gara, che loro sono i rientranti da 50 giorni di stop, che sono presentati all'incontro senza Hernandez e Giuseppone, e quindi la rotazione si è ristretta. Il primo tempo, finché loro ne hanno avuta, nei primi 6 o 7 minuti c'è stata equità, poi dopo noi abbiamo alzato un po' il ritmo, abbiamo iniziato a difendere un po' meglio, abbiamo fatto canestri anche a volte difficili, con ottime percentuali, soprattutto nella prima parte, e questo ci ha facilitato un po' le cose. Poi nel finale di gara, il terzo quarto è stato un quarto molto brutto dal punto di vista del ritmo. Abbiamo subito calato l'energia offensiva, e su questa cosa bisogna che stiamo più attenti, perché è importante per noi avere 40 minuti la stessa capacità di giocare il nostro attacco.